L'Università di Macerata si prepara alla fase 3 e lo fa partendo da una conferenza stampa in presenza con tutte le dovute precauzioni nel cortile interno di Palazzo Ciccolini. Un piccolo ritorno alla normalità per un Ateneo con oltre 7 secoli di storia, ottimista come sempre il rettore Adornato, che dichiara che torneranno a svolazzare i coriandoli. Sarà una felicità rivederli perché propongono vita. Propongono gioia e vuol dire che il loro ritorno vuol dire che l'università ha già cominciato a funzionare a regime, ad attrarre non solo gli studenti ma anche le loro famiglie a festeggiare e a contribuire ad una ricomposizione sociale. Anche. La mia ostinata fiducia nel futuro è dettata anche dal voler combattere qualsiasi possibilità o infausta previsione in questa direzione. È una enfatizzazione ovviamente, quindi va accolta come tutte le enfatizzazioni, però è anche un messaggio di affetto a una città, insomma, che nei luoghi dove doveva non è stata molto amichevole. L'occasione di oggi è stata la presentazione della manovra, una manovra da 1 milione e 200 mila euro per incentivi su acquisto di PC, tablet, smartphone, libri di testo, uso di trasporti pubblici e ancora borse di studio per i fuorisede, no tax area e tasse ridotte. A Macerata non è mai successa una cosa del genere, però abbiamo pensato che fosse il momento di farlo dopo anni difficili dal terremoto in poi fino al Covid. Grazie a un bilancio che ci conforta, perché abbiamo chiuso anche quest'anno, il 2019, inutile, e quindi grazie all'impegno di tutti ce lo possiamo, diciamo, permettere, tra virgolette, in questo momento, e abbiamo pensato di spendere questi soldi per la prima e vera ragione, l'unica ragione per cui esistiamo, che sono gli studenti. Il direttore generale ha anche spiegato come UNIMC abbia anticipato le annunciate disposizioni ministeriali. Ovviamente noi dobbiamo aprire il 15 luglio, non possiamo aspettare, allora siccome comunque è facoltà degli Atenei farlo, noi abbiamo deciso stamattina di anticipare l'innalzamento della gratuità dell'università da 15.000 euro a 20.000, a prescindere dal decreto ministeriale che in ogni caso credo ormai annunciato e pluriannunciato, quindi sarà quello lì. Infine, per il prossimo anno accademico, ricordiamo che le iscrizioni partiranno il 15 luglio. La volontà precisa di Senato e CDA è di ritornare con le lezioni in presenza. Ormai è cosa fatta. Diciamo, è certo che noi il 21 settembre saremo in grado di ripartire in presenza, avremo i nostri studenti in aula e quindi avremo i nostri studenti in aula soprattutto in piena sicurezza, nel pieno rispetto delle norme del distanziamento sociale.